usufruire dei vantaggi degli abbonamenti. Ma veniamo al tema, parliamo della legge di trasmutazione. La legge di trasmutazione e tutte le sue implicazioni, ovviamente. Quali sono le implicazioni della legge di trasmutazione? Che cosa ci consente? Attraverso la legge di trasmutazione possiamo mettere in atto dei cambiamenti che possono essere anche dei cambiamenti importanti per la nostra vita. Allora, cerchiamo di capire un attimino di cosa si tratta e come possiamo appunto ottenere dei risultati attraverso questa legge, che è la legge di trasmutazione dell'energia. Salutiamo anche la nostra Sissi. Per parlare di legge di trasmutazione dobbiamo parlare di energia. L'energia è sempre in cambiamento, è sempre in mutamento e alla fine l'energia sottile, diciamo, si può manifestare anche come materia. In altre parole, diciamo che quando noi utilizziamo i pensieri non sono qualcosa che si esaurisce nella nostra mente, ma i pensieri rappresentano, il mondo del pensiero rappresenta un vero e proprio mondo e noi possiamo, attraverso i nostri pensieri, manifestare energia. Ovviamente, quando tu, ad esempio, hai dei pensieri complessi, cioè dei pensieri fortemente pensati, questi pensieri tendono a diventare egregore. Salutiamo anche Nicola. Un'egregora è veramente una vera e propria forma di energia. Noi possiamo generare anche delle divinità, tra virgolette, attraverso i pensieri, attraverso l'egregore. Potremmo dire che da questo punto è l'uomo che crea Dio e non viceversa. Salutiamo anche la nostra caran pagnocca, Patrizia Perotti, la caran pagnocca. Quindi pensiero è energia, energia è pensiero. Se tu intensamente, diciamo, sviluppi qualcosa, in qualche modo lo realizzi. Ovviamente, quando si pensa a sufficienza, l'energia si manifesta anche nel mondo fisico. Ovviamente, se i pensieri sono soprattutto pensieri inconsapevoli, no? E non sono pensieri ossessivi. Ecco, questa è la differenza. Il pensiero ossessivo, il pensare ossessivamente a una persona, in realtà l'emozione sottostante è un'emozione di paura. Questo è un concetto che dovresti imparare, questo è un concetto fondamentale, cioè l'emozione sottostante al pensiero. Questo è il vero concetto. Cioè, se l'emozione sottostante al pensiero è un'emozione di paura, se l'emozione sottostante al pensiero è un'emozione, possiamo dire, di paura, è un'emozione, diciamo, che si manifesta in modo ansioso fondamentalmente, quindi il tuo pensiero in realtà è l'emozione sottostante, è collegata all'emozione sottostante. Quindi, ad esempio, se hai paura di cadere, probabilmente cadrai. Questi sono stati fatti anche degli esperimenti, diciamo, ad esempio, come le paure tendono a realizzarsi, no? Se tu provi a camminare su una trave posta a 20 cm dal suolo, che non hai paura, la attraverserai tranquillamente. Ma se tu provi ad attraversare una trave posta a 20 metri dal suolo, è molto più probabile che cadrai. Ovviamente il gesto tecnico è esattamente la stessa cosa. Qual è la differenza? Che nel primo caso non hai paura e quindi non si manifesta, diciamo, un pensiero forte, un pensiero motivo di paura. Nel secondo caso si manifesta il pensiero di paura e quindi ti toccherà cadere. È quello che accade, ad esempio, nelle relazioni sentimentali affettive, quando tu temi di non riuscire, a un'insicurezza, un'insicuritas di fondo, temi di non riuscire a conquistare una persona, non la conquisterai, anzi, questa persona si allontanerà, ti lascerà. Perché ti manca la sicurezza in te stessa, quindi la sicurezza in te stessa o in te stesso è la prima cosa che devi imparare a salvaguardare. La legge di trasmutazione è una legge cosmica fondamentalmente che possiamo imparare ad utilizzare a nostro vantaggio.
Che cosa ti genera ansia? Che cosa ti genera ansia? Che cosa ti genera, diciamo, paura? Quali sono le cose che ti generano ansia? Quali sono le cose che ti generano paura? Questo è un punto importante. Devi imparare a capire, a comprendere l'energia universale. L'energia è la base di tutta l'esistenza. L'energia, salutiamo anche Betty Kotich, l'energia è la forza vitale che permea tutto, noi, le nostre parti fisiche, le parti emotive, le parti mentali, tutto di noi è composto di energia. Ogni cosa, sia essa fisica, mentale, emozionale, spirituale, è una vibrazione energetica che possiamo percepire. Quindi, un albero, ad esempio, è energia, una pietra è energia, qualunque cosa è energia, ma anche i nostri pensieri sono energia. I nostri pensieri sono energia più sottile, ma è sempre energia. Possiamo dire che tutto l'universo è mantenuto, diciamo, da un'energia, salutiamo anche Pink. Tutto l'universo è mantenuto da un'energia che è un'energia sottile, ma è un'energia che possiamo governare con il pensiero. Ecco, il pensiero agisce a livello sottile. Come possiamo dire, esistono diverse vibrazioni, esistono diverse frequenze, no? D'altra parte, questo ce l'aveva già insegnato, salutiamo anche Roxy, ce l'aveva già insegnato Einstein, no? E uguale m per c alla seconda, dove m è la massa. C è la velocità della luce, noi sappiamo che la velocità della luce è 3 per 10 alla 8 metri al secondo, quindi piccole quantità di massa, e questo è un po' il principio, diciamo, poi della bomba nucleare, della bomba atomica, no? Perché la bomba atomica produce tutta questa energia? Per un fatto molto semplice che, ad esempio, nella fissione nucleare, cioè nella rottura degli atomi, si perde una quantità di massa, no? Quindi c'è una delta M e questo delta M, proprio per questa equazione di Einstein, si trasforma in energia. Quindi, purtroppo o per fortuna, diciamo che la fissione nucleare che produce, appunto, prodotta dalle bombe atomiche, ma prodotta ad esempio anche dall'energia, dalla fissione controllata, no? Qual è la differenza tra una bomba atomica è una centrale termonucleare. La differenza di fondo è che una centrale termonucleare è una centrale, diciamo, dove il processo di fissione avviene in modo controllato, no? Ci sono dei moderatori, dei regolatori, l'acqua pesante, la grafite, mentre invece la bomba atomica è un'esplosione non controllata, anzi la reazione a catena che si manifesta nella bomba atomica è volutamente non controllata, no? Perché noi vogliamo sviluppare tanta energia in breve tempo, no? Quindi che energia e come dire, che energia e massa siano collegati, siano fondamentalmente la stessa cosa, ce lo dice proprio Einstein. Questo cosa significa? Significa che praticamente il nostro universo è formato da energia sottile, che sono proprio le vibrazioni del pensiero. Il mondo del pensiero è un mondo. Poi abbiamo un altro mondo più denso che è il mondo eterico e poi abbiamo il mondo materiale. Il mondo materiale, anzi, abbiamo il mondo del pensiero, il mondo emozionale e il mondo materiale. Il mondo materiale comprende anche l'energia. Il mondo materiale comprende anche l'energia più sottile che l'energia eterica. Non è che l'energia circola solo, chiunque abbia fatto, conosca un minimo di fisica, non sia ignorante totale della fisica, sa questo concetto che, salutiamo anche Deborah, è il principio di come si chiama principio di conservazione dell'energia. E non è un principio nuovo, il principio di conservazione dell'energia è stato studiato già a fine 800, no? Ad esempio da Boyle Mariotte,
Salutiamo anche Patrizia. E non è che tu hai letto così, lo sanno dal 1800 che l'energia si trasforma e non si conserva e non si crea. Lo sanno già dal 1800, da fine 1800, legge di Boyle Mariotte, non è una roba nuova, è il primo principio, è il principio di conservazione dell'energia, no? L'energia non si crea, non si distrugge, ma si trasforma da un'energia all'altra. E poi a questo principio di conservazione la fisica ha studiato anche, ha collegato anche, esatto, non si crea. Quindi probabilmente l'energia totale dell'universo è zero, è nulla. Questo è un altro concetto fondamentale che stanno studiando molti fisici. Siccome proprio l'energia non si può creare, ma si può trasformare, ad ogni trasformazione comunque dobbiamo pagare dazio per il secondo principio della termodinamica, all'entropia, cioè una trasmutazione dell'energia in calore, questo è un altro concetto, quindi... però i due concetti messi assieme ci fanno capire che l'universo va verso un'unica fonte di energia che sarà l'energia termica e che secondo alcune persone porterà a un decadimento termico dell'universo, ma un altro concetto di fondo legato a questo principio è che l'energia totale dell'universo deve essere nulla, deve essere zero. Ma, e questo è un altro concetto interessante, lo zero può essere formato anche da un meno 1 e da un più 1. Quindi è probabile che ci sia una forma di energia negativa. Qualcuno parla dell'antimateria. Potrebbero esistere universi di antimateria per compensare la materia, ma comunque anche rimanendo nella sola materia abbiamo forme di energia contrastanti, ad esempio l'energia gravitazionale contrasta con altri tipi di energia, per cui l'energia totale deve essere zero fondamentalmente, altrimenti verrebbe in qualche modo violato questo principio fondamentalmente. Comunque l'umanità, questa è l'energia conosciuta dalla fisica, in realtà ci sono forme di energia più raffinata che è l'energia del pensiero, quindi l'energia del pensiero, intanto diciamo che l'energia, secondo il primo principio, è eterna, diciamo, non può essere distrutta ma può essere trasformata, quindi l'energia totale deve essere per forza zero. L'energia ha una frequenza, ogni energia ha una frequenza. Le frequenze cosa sono? Beh, le frequenze sono fondamentalmente il modo in cui vibra questa energia. Qualunque forma di energia, qualunque campo, noi siamo immersi in campi, no? Campi elettromagnetici, ad esempio, sono fondamentalmente, vibrano a delle frequenze. Una frequenza cos'è? Una sinusoide, un'onda che si muove in questo tipo. Per capire meglio la frequenza, pensate all'onda del mare, no? Un'onda del mare trasferisce energia, ma in realtà che si muove solo l'energia, non è la massa. E questo è un po' il concetto. E quindi la frequenza è il numero, diciamo, di vibrazioni che una forma d'onda svolge nell'unità di tempo. Quindi l'energia quindi ha delle frequenze e secondo la legge, diciamo, di attrazione, l'energia attrae energia con frequenze simili. Ma secondo la legge di trasmutazione anche il pensiero è energia, quindi è il pensiero, è la forma di energia più sottile, il pensiero è una forma di energia intelligente. Quando comprendiamo, diciamo, intanto le leggi fisiche, perché dobbiamo comprendere anche le leggi fisiche, se non conoscete banali leggi fisiche studiate già dal 1800, non è che avete grandi possibilità. Quindi dobbiamo comprendere le leggi fisiche e poi dobbiamo capire che le nostre idee e le nostre emozioni rappresentano anche energia, ma anche le nostre idee e le nostre emozioni rappresentano un'energia che si può trasformare. Quindi questo è il concetto, fondamentale. No, non c'entra chi era nato nell'Ottocento, basta aver studiato fisica. Questa non è fisica che si fa all'università di fisica, è banale fisica fatta al liceo.
Cioè il principio di conservazione dell'energia non è un qualcosa che viene insegnato banalmente nel liceo. In qualunque liceo, dove si fa un corso di fisica, si sa che, diciamo, il principio di conservazione dell'energia o il primo principio della dinamica è questo. Quindi questo è il concetto fondamentale. Quindi se poi le persone sono ignoranti e non hanno neanche fatto il liceo, ma hanno fatto al CEPU la quinta elementare, questo è il concetto di fondo. Quindi secondo la legge di trasmutazione, tutto assume una forma o abbandona costantemente la forma fisica. Quindi i nostri pensieri possono fondamentalmente materializzarsi. Questo è un po' il concetto fondamentale. Quindi, come facciamo però praticamente ad utilizzare queste cose? Beh, teniamo presente che la risonanza pulsante dell'energia è la linfa vitale fondamentalmente che scorre in tutto l'universo. Noi immaginiamoci l'universo come un grande corpo dove scorre una linfa vitale all'interno di questo grande corpo. Questa linfa vitale è proprio l'energia, l'energia che si muove. Questa energia può essere attivata, può essere direzionata attraverso i nostri pensieri. Quindi i nostri pensieri sono essi stessi energia, ma hanno la capacità di trasmutare l'energia, di trasformare l'energia. Quindi impariamo a direzionare i nostri pensieri perché riusciremo a trasmutare, salutiamo la nostra Sara, riusciremo a trasmutare la nostra energia, ma devono essere pensieri di fede e fiducia, non devono essere pensieri di paura. La nostra coscienza può influenzare la forma vibrazionale degli eventi, ma pensate ad esempio agli esperimenti di Masaru Emoto, no? Masaru Emoto ci fa proprio capire come il pensiero possa trasformare la materia, no? In questo caso Masaru Emoto ha creato proprio delle forme pensiero che trasmutavano i cristalli realizzati dall'acqua. Cioè i cristalli dell'acqua cambiavano forma, quindi a seconda del tipo di pensiero da cui erano investiti. Quindi questi esperimenti molto interessanti di Masaru Emoto, ma anche di altri, ci fanno capire come i nostri pensieri, salutiamo anche Antonio, possano trasmutare la materia. E c'è di più, non soltanto i pensieri possono trasmutare la materia, ma i pensieri possono anche generare nuovi pensieri. Quindi noi attraverso i pensieri possiamo entrare in contatto con i corpi sottili delle altre persone. Come dicevo, non siamo fatti solo di materia, la materia è la rappresentazione, diciamo, manifesta, è la rappresentazione manifesta del pensiero. Quindi noi attraverso i nostri pensieri possiamo cambiare, possiamo modificare. Possiamo, diciamo, a seconda del livello di coscienza che abbiamo, la coscienza è molto importante, tenendo presente che l'energia universale non può essere distrutta, ma può essere solo trasformata. Per trasmettere energia, dobbiamo trasformarla da un'energia all'altra. Non possiamo comunicare energia se non siamo in grado di ricevere energia. Quindi la legge dell'attrazione afferma che noi possiamo attrarre un certo tipo di energia, ma anche se attraiamo energia, diciamo, negativa, perché siamo carichi in qualche modo di energia negativa, attraverso il pensiero noi abbiamo la capacità di trasformarla. Le leggi universali, come la legge dell'attrazione, la legge di assunzione, la legge di trasmutazione, funzionano costantemente. E diciamo che fanno parte, comunque sono collegate anche alle leggi della fisica, però diciamo utilizzano, salutiamo anche Antonio, utilizzano in più anche l'energia del pensiero. Quindi impariamo a direzionare i nostri pensieri e quello che noi sviluppiamo in qualche modo è stato attratto nella nostra vita o trasmutato nella nostra vita. Da ciò che abbiamo pensato. Quindi, anche quando succede, capita un evento negativo, cerchiamo di trasmutarlo. Salutiamo anche Manuel, di trasmutarlo in positivo, di
cambiarlo. Noi possiamo sopravvivere, o per meglio dire vivere, in una situazione difficile attivando o applicando la legge di trasmutazione. La legge di trasmutazione afferma che tutto cambia, le circostanze, le cose vanno e vengono, seguendo il flusso dei nostri pensieri. Quindi, a questo punto dobbiamo imparare a direzionare fortemente i nostri pensieri. Cosa si deve fare? Beh, ad esempio, iniziare a mettere pensieri di felicità. Inizia a ripetere dei mantra: io sono felice, io mi amo e mi accetto così come sono, io sono la persona più importante del mondo, questa è una giornata fantastica, io sono una persona speciale. Lasciati alle spalle la mentalità da vittima, lasciati alle spalle la mentalità da vittima. La mentalità da vittima si manifesta anche come quelle che dicono: mi ha lasciato, che stronzo, mi ha lasciato, mi ha lasciato, mi ha lasciato. Quindi lasciati alle spalle la mentalità da vittima. Ovviamente un pensiero si trasmuta in un'azione, si trasmuta in una decisione, si trasmuta in un'azione, ma la sequenza deve essere pensiero, decisione, azione, pensiero, decisione, azione. Non esiste un'azione senza un pensiero. Quando noi agiamo, i pensieri sono molto rapidi, i pensieri possono anche manifestarsi molto rapidamente, molto rapidamente. E ogni cosa che noi mettiamo in atto, ogni cosa che noi facciamo è comunque governata da un pensiero. Noi spesso siamo influenzati da pensieri esterni, no? Infatti vi suggerisco di spegnere la televisione, buttate via la televisione, buttate via la televisione, perché la televisione vi manda dei pensieri estremamente negativi, vi manda dei pensieri che sono pensieri pessimisti, che sono pensieri del pensiero unico. Oramai non esiste più una, come possiamo dire, una libertà in cui noi possiamo scegliere che tipo di pensieri. Quindi la televisione massificata dovete spegnerla perché inquina la vostra vita. Non ci sono programmi televisivi migliori di altri, sono tutti estremamente negativi. Evitate di guardare i telegiornali, tanto i telegiornali raccontano solo fandonie, raccontano solo fandonie. Ci generano paura, ci generano situazioni di negatività, ci generano, come dire, e ci fanno credere delle cose che non esistono, purtroppo deformano completamente la realtà. Quindi evitate di guardare assolutamente i telegiornali, evitate di guardare assolutamente questi pseudo programmi di informazione, dove in realtà sono programmi di disinformazione, perché questi avranno un effetto su di voi, vi genereranno delle paure, vi genereranno delle cose negative nella vostra testa. Invece dobbiamo imparare a avere dei pensieri di gioia, dei pensieri di felicità. Purtroppo, se noi abbiamo dei pensieri di felicità, ma poi diciamo accendiamo la televisione, o un pensiero di felicità che ci mettiamo, ecco, vi faccio un esempio, no? Tanto affinché voi possiate capire. Se mettiamo che voi che vi dicono, scusate un attimo, qua rompono sempre i coglioni.
eccomi qua, scusate, ma c'era Amazon, c'era un pacco Amazon e quindi devo andare. Allora, quindi, che rose rosse per te, magari, no? Amazon, un pacco coordinato. Comunque, andiamo avanti. Allora, quindi, quali sono le strategie efficaci per poter raggiungere, diciamo, quali sono le strategie efficaci per poter utilizzare la legge d'attrazione? Allora, la prima cosa fondamentale è lasciarsi alle spalle la mentalità da vittima, come dicevo. Se voi avete una mentalità vittimistica, non riuscirete a raggiungere nessun risultato. Devi imparare, diciamo, a evitare di guardare la televisione, perché la televisione ti infesta di pubblicazioni negative. Evita di guardare i telegiornali, evita e cerca di guardare invece dei video interessanti. Salutiamo Vito, cerca di guardare ad esempio dei video interessanti, come ad esempio i miei, che ti possono portare, o anche di altri, che ti possono portare un messaggio positivo. Quindi, e dobbiamo anche cercare di purificare quelli che sono, cercare anche di purificare quelli che sono i nostri, diciamo, i messaggi che noi sono già stati messi dentro, no? Perché che cosa dobbiamo imparare a fare fondamentalmente? Dobbiamo tenere presente questo, no? Che per togliere i messaggi negativi non dobbiamo farli entrare ancora. Vi faccio un esempio. Se voi vi dicono che dovete fare una dieta perché, che ne so, non dovete mangiare i latticini, facciamo un esempio, perché vi fanno male i latticini, allora voi dovete smettere completamente di mangiare i latticini. Non è che potete dire vabbè, non mangi i latticini ma solo a colazione, mentre a cena li mangio o a pranzo li mangio. La cosa non funziona ed è così con i messaggi negativi. Non è che ignoriamo, no, non si deve ignorare, ma si deve selezionare, si devono selezionare le fonti di informazione. Purtroppo oggi possiamo andare a selezionare delle fonti di informazione, ma quello che ci presentano è un qualcosa di completamente negativo, no? Quindi cerchiamo di selezionare, ecco, già il discorso di selezionare, di andare a cercare attivamente e delle fonti di informazione è un punto fondamentale. Noi iniziamo già a trasmutare la nostra mente e cercheremo di farcela condizionare il meno possibile. Quindi la prima cosa secondo me è quella di evitare completamente i telegiornali del mainstream, perché questi ci portano soltanto a situazioni negative. Andarci a selezionare, abbiamo oggi diverse fonti di informazione grazie ai social, vanno scremati ovviamente, però è molto importante evitare completamente il mainstream, perché ci fa stare male, ci mandano dentro dei messaggi pazzeschi negativi che ci faranno accadere cose negative. Quindi teniamo presente che i pensieri sono cose. Noi attraverso i nostri pensieri riusciamo a creare, diciamo, a creare veramente da una dimensione di pensiero a una dimensione reale. Quindi la fase iniziale, se vogliamo, del processo creativo è proprio il pensiero. In principio fu il verbo. Quindi possiamo dire che il logos, il verbo, è il principio della trasformazione. La regola della trasmutazione agisce trasformando i nostri pensieri dalla forma di spirito, se vogliamo così dirla, a una forma intellettuale, a una forma emozionale, a una forma fisica. È come se si passasse da un piano del pensiero, da un piano dello spirito, a un piano dell'emozione, perché il pensiero genera un'emozione, a un piano della realtà. Quindi un pensiero diventa una decisione diventa un'azione. Quindi in questo modo è come se l'energia, diciamo, un'energia informe passa e diventa un qualcosa che si concretizza, no? Si concretizza in un evento, si concretizza in una realtà. Ovviamente spesso le persone sono restie a voler cambiare perché, come possiamo dire, il cambiamento genera paura, il cambiamento produce ignoto.
E quindi molte persone temono il cambiamento, non si rendono conto però che il cambiamento è inevitabile. Esatto, brava Patrizia, guardare video con storie di vittoria, guardare video che ci fanno passare armonia, guardare video che ci fanno riflettere, anche la musica, no? Che io faccio passare sul canale YouTube Massimo Taramasco, è una musica rilassante che dà frequenze positive. Perché attraverso una musica che ci dà frequenze positive noi possiamo trasmutare i nostri pensieri. Quindi l'ansia, ad esempio, è un'emozione, l'ansia e la paura sono emozioni potenti che generano, che trasformano l'energia in qualcosa di negativo. Quindi dobbiamo cercare il più possibile di evitare l'ansia, di evitare le paure. E fondamentalmente invece i vari pensieri unici del mainstream che ci fanno passare alla televisione generano, diciamo purtroppo, forme pensiero negative. Quindi impariamo, diciamo, a fare questo, manifestiamo i nostri sogni. Secondo la legge di trasmutazione, tutto prende forma fisica o tutto cambia forma fisica. Quando le persone muoiono, ritornano ad essere energia, poi in qualche modo ritorneranno ad essere materia. La creazione spirituale, diciamo, avviene quando esercitiamo la nostra fede, quando riusciamo a immaginare le nostre idee. L'immaginazione, il sogno è fondamentale. Immaginare significa in me mago agere, dentro di me agisce la magia. La fede e anche essere grati all'universo, la fede e la gratitudine accelerano fortemente il processo di creazione, mentre la paura rallenta il processo di creazione, o per meglio dire, genera un processo di creazione negativo. Ma questo lo diceva anche Gesù. Nei Vangeli c'è scritto: e tutto quello che chiederete con fede nella preghiera lo riceverete. Andatevi a vedere i Vangeli, il Vangelo di Matteo, ad esempio, ma non soltanto nel Vangelo di Matteo, comunque nel Vangelo di Matteo, che è un Vangelo, diciamo canonico, Vangelo di Matteo, capitolo 21-22: e tutto quello che chiederete con fede nella preghiera lo riceverete. Lo stesso Gesù diceva: se avessi tanta fede quanto un granello di sabbia, potresti dire a una montagna, di staccarsi, di andare nel mare, la montagna andrebbe nel mare. Quindi la fede è la cosa fondamentale, ma la fede possiamo realizzarla solamente con il distacco dal risultato. Non è un chiedere, diciamo, bisognoso. Ecco, questo è un punto fondamentale. Non è un chiedere bisognoso, non è un chiedere bisognoso, ma è un chiedere orgoglioso, è un chiedere con distacco dal risultato, cioè è come chiedere sapendo che il nostro pensiero arriva, cioè è un creare più che un credere, che più che un chiedere bisognoso. Il chiedere bisognoso non ti permette di ottenere dei risultati. Ovviamente dobbiamo quindi creare dentro di noi delle convinzioni, creare delle convinzioni, le credenze, le famose credenze della PNL. Sono delle convinzioni che dobbiamo creare dentro di noi. Ovviamente è ovvio che se tu per 40 anni ti sei creata delle convinzioni di essere una cretina, di essere una deficiente, di essere una che non merita niente, di essere una pezzente, ti sei creata pensieri di povertà, beh, manifesterai quello. Quindi non è che puoi pretendere che se per 40 anni, diciamo, sei stato in un modo, basta un pensiero nuovo per trasformare l'energia. Dobbiamo imparare a immettere pensieri negativi sfruttando proprio l'interdipendenza e sfruttando proprio il fatto che non siamo, come dice Antonio, delle monadi autoreferenziate, che noi siamo vuoti di esistenza intrinseca, cioè essere vuoti di esistenza intrinseca può essere che siamo tutto, no? L'esperimento che ho fatto prima nella live precedente, posso farlo anche in questa. Se io vi faccio vibrare, sentire questa musica, non è la musica, il suono che sentite. Ognuno
uno percepirà un tipo di suono. E quello che sento io sarà diverso da quello che sentite voi, e ognuno valuterà questo suono, qualcuno come positivo, qualcuno come negativo, verrà filtrato. Quindi noi dobbiamo tenere presente che diciamo, l'interpretazione degli eventi possiamo trasmutarla. Questo suono è in realtà energia perché vibra una certa frequenza, no? Possiamo prendere questa energia e trasformarli in qualcosa di positivo. Salutiamo anche il Gambino che fa sempre domande. Quindi questo è un punto fondamentale. No, a Sissi vengono i brividi, a un altro verrà qualcos'altro. Però dobbiamo tenere presente che noi possiamo trasmutare questa energia e trasformarla veramente in qualcosa di positivo, trasformarla in qualcosa di veramente positivo. Quindi quando sappiamo riconoscere, diciamo, le leggi dell'universo, quando possiamo ottenere dei risultati, la legge di trasmutazione, diciamo, ci permetterà di cambiare, cambiando in primis i nostri pensieri, e cambiando i nostri pensieri possiamo cambiare tutto il resto. Quindi iniziamo a praticare la legge di trasmutazione. Iniziamo a diventare consapevoli intanto dei nostri pensieri, delle nostre idee, diventate consapevoli delle vostre parole, delle vostre azioni, utilizzate l'immaginazione, abbiate dei sogni, come diceva, diciamo, come diceva Steve Jobs, stay hungry, stay foolish, siate affamati, siate folli, stay hungry, stay foolish, siate affamati, siate folli. Osate immaginare, monitorate le vostre idee, monitorare le idee è fondamentale perché comprendere che le nostre idee non sono qualcosa che resta lì, sono qualcosa che trasmuta la materia, che trasmuta i pensieri. Questo è un punto fondamentale. Cerchiamo di trasmutare, ad esempio, l'energia della rabbia, cerchiamo di trasmutare, come possiamo dire, i pensieri negativi in pensieri positivi, pensieri opprimenti. Non dovete diventare mendicanti di pensieri. Stay hungry, stay foolish. Questo è fondamentale. Siate affamati, siate folli. La follia positiva è qualcosa di importante perché la follia positiva è l'immaginazione. Salutiamo Green Apple, benvenuta alla nostra Greenettina. L'energia positiva, diciamo, l'energia positiva, la follia positiva è l'immaginazione, no? Quindi immaginate, immemmago agere, imparate a sognare, ma un sogno non deve mai diventare un bisogno, perché se voi mettete la BI davanti al sogno, il sogno diventa un bisogno e quando il sogno diventa un bisogno, praticamente diventa, come possiamo dire, un qualcosa di estremamente negativo. Quindi in voi noi invece dobbiamo imparare a trasmutare, no? La trasmutazione comporta la trasformazione da un pensiero all'altro e quindi da una forma all'altra. Le cose e le circostanze cambiano continuamente, no? Perché tutto cambia, tutto è impermanente e quindi siccome tutto cambia e tutto è impermanente, noi dobbiamo trasmutare, noi dobbiamo cambiare, noi dobbiamo cambiare nella direzione in cui vogliamo andare, perché il cambiamento è inevitabile, il miglioramento invece dobbiamo metterci dell'energia per migliorare. Quindi la prima cosa è la fede in noi stessi fondamentalmente. Non dobbiamo credere in un Dio che non sappiamo se c'è, non sappiamo se non c'è. Iniziamo a credere, ad avere fede in noi stessi, nelle nostre possibilità. Semmai iniziamo a credere nella divinità che sta dentro di noi. Bene, dai, per questo video è tutto. Facciamo questo giro di campana che sia di buon auspicio per tutti, una vibrazione di energia positiva per tutti e un saluto a tutti e vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella così riceverete la notifica del mio video e abbiate pensieri positivi.
Abbiate pensieri positivi, perché soltanto i pensieri positivi vi porteranno.